Buonasera a tutti. È un po' di tempo che non parlo più di fai da te, di scienza, tecnologia e cose varie, perché ultimamente mi sono occupato più di arte con le mostre, eccetera, eccetera. È ora di riprendere il filone tecnologico, non solo quello, ma comunque sì, adesso ci mettiamo anche su quello, ci ritorniamo. E la scusa per ritornarci è stata quella di una mail che mi è arrivata da un professore di un liceo scientifico di San Marino. Ora, mi ha scritto perché ha visto tutti i miei video riguardanti il trasmettitore di Marconi. Ne parliamo dopo la sigla. Pos 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 pola. Pos 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 pola. Allora, io un po' di tempo fa ho costruito praticamente il trasmettitore, ho ricostruito il trasmettitore che utilizzò Guglielmo Marconi nei primi esperimenti a Pontecchio. Ora, come reperire nel XXI secolo un rocchetto di Ruhmkorff per fare gli esperimenti è abbastanza difficile, però ne abbiamo uno tutti noi, almeno quelli che possiedono una auto a benzina, ed è la bobina di accensione del motore. Ovviamente io non ho utilizzato quella della macchina mia. Ne ho rimediata una dal mio amico Salvatore, che è questa qua, che suppongo sia di una Fiat Panda. La bobina di accensione dell'auto è a tutti gli effetti un rocchetto di Ruhmkorff. È privo del cosiddetto vibratore, che è quello lì che praticamente lo eccita, perché la bobina dell'auto, la fase di eccitazione deve essere praticamente corrispondente col movimento dei pistoni. E quindi questo, la scintilla viene comandata in passato dalla puntina platinata. Oggi invece c'è l'accensione elettronica che allo stato solido, con transistor, con i MOSFET o quello che fa questa funzione. Ora invece in passato il rocchetto di Ruhmkorff, siccome non c'erano tante cose, utilizzava praticamente il meccanismo che sta alla base del funzionamento del campanello elettrico. Ora, mi è capitata una bella fortuna dopo tutta sta chiacchierata. Se volete poi ricapire un po' il funzionamento, andate a vedere i video miei dietro, perché ho una sorpresa da farvi vedere, perché in questo periodo mi è capitato tra le mani una sorta di dumpster diving, ma questo è veramente particolare, perché ho recuperato un vero e proprio rocchetto di Ruhmkorff. E questo mi permetterà di ripetere l'esperimento utilizzando proprio un rocchetto di Ruhmkorff. Eccoci qua, luce accesa, ed eccolo qui, il rocchettone di Ruhmkorff. Tada! Lo metto da questa parte, perché questa è la parte che più mi interessa, perché è la parte del vibratore. Scusate se c'è questa cosa che l'eccitazione del rocchetto di Ruhmkorff viene fatta con il vibratore. Io non ci posso fare niente, se si chiama vibratore, non ci posso fare niente. Ecco, qui ho avvicinato un pochino il mio cellulare che fa le riprese. E qui la cosa è fatta un po' più in maniera proprio da laboratorio, no? Allora, questo che vediamo qui praticamente, questa cosa che vedete qui, è la cosiddetta ancora. Sentite? Ecco, questo sarà il rumore di quando funzionerà. Adesso no, non funziona perché dovrò metterci le mani. Allora, come funziona? Vedete questa parte qui, non questa qui dell'ancora, ma questa qui nera dove ho il pollice sopra? Ok, questa qui copre praticamente il nucleo del trasformatore. Il nucleo, eccolo qua, vedete qui c'è questa placca di ferro. Probabilmente dentro non è fatto tutto in un pezzo solo di acciaio, anzi scusate, di ferro dolce deve essere, ma molto probabilmente sarà un insieme di fili di ferro dolce
sottili messi tutti insieme, isolati uno dall'altro, per ridurre le correnti di Foucault. Allora, le correnti di Foucault sono un evento che viene anche utilizzato normalmente nei piani di cottura, le cucine ad induzione e anche nei forni ad induzione. Il sistema, adesso ve lo dico molto velocemente, praticamente quando c'è un campo elettromagnetico variabile ad alta frequenza, un metallo messo all'interno di un avvolgimento si scalda tantissimo, addirittura fino ad arrivare a punto di fusione o quantomeno rosso, per colpa di tensioni indotte che vanno in cortocircuito all'interno proprio del traferro, ok, del nucleo dell'avvolgimento. Adesso, tralasciando questa cosa qua, che quando serve viene sfruttata, ma quando diventa un problema che riduce l'efficienza del funzionamento degli strumenti dove viene installato, ovviamente si ricorre alla frammentazione del nucleo. Questa la potete trovare normalmente anche nei trasformatori oppure nei motori elettrici. Se andate a vedere, sono fatti tutti a lamierini proprio per questo motivo, per ridurre al minimo le correnti di fuoco che poi farebbero scaldare il nucleo, perdendo energia che non servirebbe a niente. Ora, qui noi possiamo, ecco qua, possiamo praticamente, questo è da laboratorio, quindi serve per fare le dimostrazioni. Qui si può regolare questa vite qui, che è poi l'elettrodo che porta la tensione poi alla bobina, che quando l'ancora viene attirata si stacca. Io ve lo faccio vedere un po' allentandolo, se si stacca, stack, eccolo qua, vedete, qui non c'è più collegamento, e quando ritorna l'elettromagnete rifunziona, ma rifunzionando, tac, e lo richiama e interrompe il circuito. Allora questo ritorna indietro e questo andi rivieni, tan 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 tan, farà sì che ci sarà il rumore continuo, che sarà di frequenza notevolmente più elevata, perché lo regoliamo in maniera tale che sia il minimo. Qui sopra adesso pongo le, vedete, queste due cose qua, e nella fattispecie eccola qui, vedete, questi due aghi, diciamo, sono lo spinterometro, ecco qua, questi due aghi sono lo spinterometro, dove poi ci sarà la scintilla qui in mezzo, ok? Questo coso ci darebbe anche l'idea di quanto del valore della differenza di potenziale che si vede in volt, che si vengono a creare qui, perché occhio e croce, sono circa 3000 volts ogni centimetro di scintilla. Poi dipende dall'umidità dell'aria, dipende da tanti fattori, comunque possiamo così, a Viterbo si dice arrocchio, in maniera, diciamo, empirica, calcolare in questa maniera. Normalmente nei rocchetti ci sono le sferette qua, che poi introducono una certa capacità, perché poi si riempiono di cariche elettriche, poi lo sappiamo, sono gli elettroni. Oppure alle volte c'è la punta e un disco qui. In questo caso ci sono due punte, ma queste si possono tranquillamente cambiare, si sfilano, poi si mette fuori uso se serve solo la tensione. Questo serve anche una fase di calibrazione, in maniera tale che uno capisce a che tensione si sta lavorando. Poi, se uno deve attaccare, che ne so, il tubo di Rotgen per fare la GX, poi alla fine questi li allontana e così la tensione viene sfruttata dal carico. Io sto toccando perché è spento, perché questo non potrei mai metterci le mani mentre funziona, perché ci rimarrei secco. Con questo sicuramente ci potrei rimanere secco, che la tensione di questo qui, che sicuramente tirerà fuori, è notevole. Poi lo accenderemo. Ci devo mettere le mani e devo fare un po' di controlli. Ci sono qui le boccole che non funzionano molto bene. Questo va con una tensione di 16-18 volts.
ci picchia. Diciamo, la tensione è bassa all'ingresso, ma sicuramente l'amperaggio è notevole. Quindi ci vuole un bel alimentatore. E lo proveremo. E vediamo che succede. Ma lo faremo in futuro. Prima farò un video dove lo accendo. E poi dopo proveremo a fare un video di trasmissione. Perché tanto per il trasmettitore basta questo e il tasto Morse. L'antenna e la presa di terra. Non serve nient'altro. Non serve nient'altro. Per fare la porcheria poi, perché si parlava col professore, oltretutto, della... Adesso lo tolgo di mezzo perché questo pesa veramente tanto. Diciamo che questi cosi vengono a costare parecchio, eh? Anche verso 1000 euro. Anche perché vengono fatti da officine specializzate che ne producono pochissimi, ovviamente. Ci vogliono anche belle competenze per costruire un rocchetto di room golf, soprattutto questi grandi, per fare un avvolgimento che non perda, non vada a farsi le scariche all'interno invece di farle uno spinterologico. Allora, il discorso di il trasmettitore Marconi, il primo che fece, aveva un grosso problema, perché queste scintille che vengono fuori da questi rocchetti, per i primi esperimenti andavano bene. Poi dopo, quando cominciava ad aumentare il numero di trasmettitori, si coprivano l'un con l'altro, perché questi già erano un mare di armoniche. Il segnale che è in uscita è una sorta di, diciamo, un dente di sega, ma sono praticamente a forma di ago gli impulsi, e generano veramente un numero spaventoso di armoniche. Oltretutto non si riesce a decidere la frequenza a cui trasmettere, e tanto da parte del trasmettitore quanto dalla parte del ricevitore scegliere la frequenza a cui ricevere, perché nei primi trasmettitori si usava il coherer, il coesore, e quello non ha capacità di poter scegliere le frequenze, ovvero di non ha quella proprietà che si chiama la selettività, con cui si misura la qualità dei ricevitori. Sensibilità e selettività, cioè la capacità di prendere precisamente il canale, il segnale radio che interessa. Comunque questi sono tutti discorsi che faremo, riprenderemo magari in seguito, ma su questi sono esperimenti alla fin fine non ci interessa. Oggi che viviamo con radio di altissimo livello, questa è una radio, anzi sono tante radio messe insieme, perché sono tanti ricetrasmettitori messi insieme. Bene, video finisce qui, e lungo una quaresima, era così per riprendere il discorso delle tecnologie. Arrivederci.